ragazzi, io sono Callen e bentornati qui in un mio nuovissimo video. Allora, siamo ritornati qui su Dark Souls 3. La scorsa volta ce l'avamo lasciati in questa specie di posto, nella cosiddetta strada dei sacrifici. Quindi io vi direi che iniziamo subito a percorrerla. Allora, è da un po' che non gioco. Da un po' che non gioco, tipo una settimanella, perché tutti quelli che avevate visto l'avevo registrato già da un po', quindi sono un po' arrugginito. Questi comunque con un sacco di vita, ma proprio tantissima. Pietra confessionale, che è quella che serve per togliere le magie dalle armi. Allora, esploriamocela per bene, che voglio trovare tutti gli oggetti. Ok, per di qua niente. Ok, ah sì, questa avvelena, quindi siete un po' attenti. 3, 4. Comunque avete visto il caso, la cosa del se notate bene, la mia vita è aumentata ad un certo punto, perché appunto c'ho quell'anello speciale. Allora, qua possiamo passare per di qua, ma non c'è niente, credo non c'è niente. No, quindi noi passiamo per di là. Là c'è sta roba. Scendiamo qua sotto. Se non mi ricordo male, qua sotto c'è uno di quei tipi forti. Ok, appunto questo. È uno dei cosiddetti tipi forti. Che è forte lui, ma vai a fare un ciappetto, vai. Ok, lo spegniamo, lo leggiamo e vediamo. Aia. Bravo, che ti potenzi l'arma davanti a me, stupido bibbi. Mannaia. Qua, se non mi ricordo, appunto, cappuccio da brigante, armatura da brigante, guanti d'armi da brigante, pantaloni da brigante. Un sacco di bella roba, insomma, no? Pugnali doppi da briganti, questi sono ottimi. Anche se sono molto più forti. Cioè, se devi avere una spada doppia così è molto meglio. Oh, una ascia. È molto meglio, stavo dicendo, le lame doppie della danzatrice della Valle Boreale. No. Questa, se la infondiamo con qualche cosa tipo quella di fuoco, diventa molto più forte, raga. Sì. Però metterci questo fa un po' più danno, però appena abbiamo l'occasione la mettiamo con il fuoco, in modo che possiamo, diciamo, avere l'arma più forte. Cosa abbiamo qua? Quello che muore qua, frammenti di titanite. Credo basta. Ok.
Dove se ne va? Là. Mamma mia. Per quanto danno. Quanto di caduta. Oh. Aia. Raga, io provo a fare una cosa bellissima per il Perry. Ah, è vero, non posso fare il Perry, raga, sono un deficiente, se muoio sono... Ah, perché sono stupido io. Perché... Mi sono scordato che il Perry non posso farlo con sto scudo. Aia. Muori, grazie. Ok, se facciamo là il giro largo possiamo prendere quell'oggetto laggiù, io vi direi che lo prendiamo. Allora andiamo qua, uccidiamo questo, mettiamo torna. Andiamo da lui. Boh. No, non si vede. No, no, non cadrò giù. No. Non ci credo. No, non ci credo. Non è possibile. Quanto sono stupido. Sono stupido, sono. Sono stupido, sono stupido, stupido, stupido sono. Sono un deficiente. Perché mi sono messo lì? Guarda tu, mondo, mi tocca sta. No, raga, io non me li riuccido tutti, cioè me la faccio tutta a correre. Non mi viene niente. Perché non è possibile. Il bello è che c'ho pure 3.000 anni, non è ancora proprio. Sbagliato strada. Dai, aspettami là. Dove bisogna andare qua? Non mi ricordo dove toccava andare. Oh, raga, volta che arrivo di qua, no? Ah, ecco là, al lato. Oh, raga, ne oh, mi stanno rompendo questi cosi, eh. Oh, ma già. Non ci credo. Ma Dark Souls, quando non ti fa capire dove bisogna andare. Ma dove bisogna andare lì? C'ero passato. Ma c'ero passato prima. Che palle, ho perso 3.000 anime così. Bisognava passare. Oh, raga, vi giuro, non me lo ricordo. Ma raga, ma dov'era? Forse era per di qua. Ah, raga, no. Oh, raga, non c'è più la via. Perso 3.000 anime e non trovo più dove, non capisco più dove bisogna andare. Bello. Veramente ottima situazione. Cavolo. Qua, ma prima c'era un venuto qua, sta strada non c'era. Vabbè.
Raga, alcune volte non ci potete fare niente, sono un coglione, non me ne ero accorto minimamente. Non saltare, lo sapevo che saltava. No, non è sicuro. Sapete perché ho camminato così? Perché si era fissato il filo delle cuffie. Il filo delle cuffie, prima mi sarà messo tra le gambe e mi sono incastrato. Per colpa tua ti ho perso 3000 anime. Oh. Vediamo come si fa a venire qua. Non sto capendo. Oh raga, ma sta là dietro il passaggio, ma dov'è? Raga, non c'è! A meno che non ci sta qualche illusione strana, però qua non c'è, oh! Io qua non vedo niente. Possiamo provare a fare una cosa, cioè a buttarci da qua. Poi non rischierei, raga. Ah no, bisogna fare così. Va bene. Erano tipo infetti sti cani. Tomo divino di Karim in Braille. Ma che cosa? Ma perché mi danno ste robe che io non so cosa sono? Mi danno... Apprendi i grandi miracoli di Karim. Va bene. Anello di Morne. Vediamo cosa fa. Potenzia i miracoli. Mi sembra pure giusto. Oh, questo è corrotto dalla bicchia, raga. Se io tiro... Ok. Vediamo. Ah, e da qua ci si usciva, mannaggia a me, mannaggia. Ok. Praticamente il mezzo episodio l'abbiamo passato solo in questa zona intermediaria. Un'arena. Ma quelli sono attivi? Ah, non è vero, sì, quelli no, non sono attivi gli aggressivi. Scendiamo il falò. Ok. Sentinelle okay. Blu. Oh salve, piacere di conoscerti. Sono Harry di Astoria, una fiamma subita proprio come te. Lui è Horace, amico e compagno di viaggio. Vuoi anche tu alla ricerca dei signori dei signori anti trovi il bosco dei crocifissi. Oltre i boschi di invece il forte di Farran, questa è la regione dei non morti, più là la cattedrale delle profondità. È lì che andiamo, alla dimora del tristo Aldrich. Ora ci separiamo, ma siamo entrambi alla ricerca dei signori. Quando ci incontriamo nuovamente forse abbiamo bisogno di aiuto reciproco. Che le fiamme ti indichino la via. È vero, Horace, non parla molto, ma non pensarne male, è un cavaliere vecchio e gentile, un ottimo compagno per un viaggio meraviglioso.
Senza il tuo aiuto avrei rinunciato a questo coppio di ingrato molto tempo fa, senza il suo aiuto. Le bot che mi fai quindi questo è il bosco dei crocifissi, appunto, perché ci stanno adesso con dei pali. E quanto è morto male questo? Sarà spada. E allora mi ricordo che qua ci stanno un sacco di oggetti, però ci stanno quei granchi maledetti che ti fanno molto male. Non vorrei ricordarmi. Vediamo. Allora, se no, appunto, se non ricordo male, appunto, ci stanno uno e due granchioni. Noi teoricamente dovremmo andare dritti al forte di Farron. Ok, eccolo. La riga è forte questa come mostra. Aia, sta mossa fa malissimo, raga. Ma sta dando fatto così. L'abbiamo fatta, all'anno della grande palude, muschio rosso sangue. Oh, ah sì, questi sono i famissimi. Si tolgono. Non fatemi prendere quando fanno quella specie di presa che vi tolgono un po'. No, l'ha preso, non ci credo. Ok. Qua c'era il cavaliere quello nero, che questo era forte. Ma dai, sì, proviamolo.
Perché è tosto questo, eh? Aia. Perché non ci abbiamo le pozioni, eh? Quindi ogni colpo è fatale. Aia! Aia! Ok. Ok, l'abbiamo ucciso. Non ci ha droppato stavolta, va bene. Sti cavoli, perché questo rega è tostissimo. E poi, dato, essendo un cavaliere nero, io vi consiglio di stare qua, ok, roba da mercenario, stare qua a farmarlo, ok, perché se state un po' qua a farmarlo vi droppa l'armatura, e l'armatura da cavaliere nero è ottima, perché non è molto resistente contro i danni fisici, però è molto molto utile contro i danni quelli magici. Oh, carbone di Farron. Questo in teoria si dovrebbe dare al fabbro, mi sembra. Ok, quanto costiamo? Ah beh, dai raga, siamo a 20 minuti di rec. Io vi direi che per questo episodio può essere anche tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video in cui esploreremo completamente questa zona e credo che accederemo anche per la prima volta al forto di Farron. Quindi vi direi che per questo episodio è tutto. Io vi saluto e ciao.